Buongiorno ragazzi, benvenuti, bentornati in un nuovo vlogmas. Qui davanti a me abbiamo l'incriminata di cui sto parlando da 2 giorni. Cosa dovremmo fare oggi? Lo scoprirete piano piano. Non ti riprendo, però puoi dire ciao. Ciao. No, se ogni volta sembra che parlo da sola. Come vedete siamo nella camerina della Fra. Guardate lì sopra. No, si vede? Si vede la piccola Elsa. Dopo un'ora di macchina. Raga, faccio prima andare a Napoli comunque, te lo dico. Adesso stavo sul lungomare Magellano e via. Eccoci qua, poi vedremo cosa dobbiamo fare oggi. Adesso stava per offrirmi un dono. Vabbè, che devi fare? Ah, te lo sto dando? Beh, Che no, c'è una storia. C'è una storia dietro. No, che vuol dire? Che vuol dire se ce l'hai di meno? Cioè, sei tu che hai sbagliato in quel caso. Chiudo, su. Non aprire. No, perché ho 2 idee su quello che potresti aver fatto. Posso aprirlo? Sì. Ma è una bustina o adesso Questa subito la cosa? è una bustina. È una bustina di Pandora. Sei matta. E quello ho detto spero non ce l'ha Sono paura. tantissimi. Ho 2 bracciali pieni. Spero troverai un posto del mio. Non ce l'ha! Ma è super cute. Ho anche il tatuaggio del Appunto l'ho preso. falcone. È carinissimo. Grazie, Amietta. Stupendo. Mi mancava proprio un ciondolo grande, vedi? Ecco, questo qua c'è a posto. Perfetto, grazie mille. Lo mettere a fuoco, eccolo. È stupendo, ma è proprio cicciottoso. Ma io non vi ho fatto vedere una pertugina. Ciao, Kira. Lei è la gemellina di Wendy, però in versione super blondie, super platino. Che vuoi fare? Vuoi giocare? Guardate che biondona. Poi con l'alberello dietro. Oh, che vuoi fare? Dove vuoi andare? Oddio, che cos'è? Oddio, che cos'è? Comunque Francesca si sta truccando. La mamma di Franci ci ha fatto la lasagna. In realtà volevo cercare qualcosa da mangiare perché ho sempre fame. Ho aperto quasi quello giusto. Cioè voi vi rendete conto che Francesca ha una stanza del make-up più di me? Cioè questa cosa è Non immorale. mi riprendere, Non ti riprendo, sei lì, guarda, in un angolino. Cioè, la cosa bella è che ha le softbox. Quindi ho detto, vabbè, un giorno di questi vengo e le registro qua. Vedete, ha tutti gli sfondi perfetti. Cos'è che manca? Manca una postazione, basta. No, ce l'ha, eccola, magari la sto sto facendo tutto pure io, che digitando. ne sai. Se In mi realtà, secondo me gira. lei lo fa in segreto, perché è impossibile che ha tutte queste robe. Qui c'è anche una dichiarazione avventata. Volevo comprare pure la. Make up is my Come si chiama? life. La ring light Ma volevo vuoi? comprare pure quella, No, volevo. vabbè. Davanti abbiamo il supermarket con la gente che ci guarda. E Kira Kira! E Kira Kira! Francesca mi sta portando a fare un giro turistico nel posto in cui lavora. No, non è vero. L'hanno chiamata per prendere qualcosa, per fare un qualcosa di Natale. Dei bigliettini, non ho capito. Buoni regalo, ok, va bene. Eccola! Adesso andiamo. Lei si è pure trucchettata per uscire, capito? 5 minuti dobbiamo stare, mezz'ora di trucco. Vabbè. Tornata a casa con i miei capellini pazzi, baby hair. Comunque io avevo portato questo, Ah, che è il aveva. coso portatile per vedere i DVD, no? Avevo pensato una cosa, ho pensato pure male. Perché volevo vederlo al computer. Cosa dobbiamo fare? Il rewatch completo di Harry Potter. Io ho questo cofanetto, solo che non avevo contato che è Blu-ray. Quindi mi stava pure a mangiare disco. Mi stava a mangiare la pietra filosofale insieme a me. E quindi niente, il buon Silente si vede sul computer. Quindi adesso ci guardiamo il primo, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto, Sì, poi il quinto, poi il sesto, sì. poi il settimo. No, non è vero, è che stasera Fortissimo. questo mi deve Stasera dobbiamo portare a vedere. fare un'altra cosina. Ecco, non lo Sì, si può svegliamo fare. subito, dopo lo vedrà la magia. Ci siamo messi il pigiamino, anche se sono le 2 di pomeriggio. Da Brava Cicciottelle abbiamo preso delle cosine da mangiare. Io finalmente provo questi, che ero troppo curiosa di provarli. E Ah uno. sì, aggiungi anche le 2 cose, nasconditi. Riprendiamo, perché poi avevamo seminiziamo. Quanto avrò messo? 5 minuti. 5 minuti. 10 minuti, ho ragione io. Oh mio Dio. Pietra filosofal, via. Questa è la situazione. No, guarda che capelli. Che favola, raga. Ci sta prendendo proprio brutto a sonno. Perché, cioè, sai perché hai acceso la stufetta? Ha fatto caldo. Dopo ha capito, valanghe di cibo. Estese a guardare un film. Capito? Una certa. Pum! E si chiude. Ma adesso ci riprenderemo perché stiamo per passare alla camera dei segreti. Detto ciò, non vi avevo fatto vedere la parte migliore. Se riesco ad alzarmi, ora i calzini di Dobby.
Eccolo qui. Poi stavo un attimino su TripAdvisor a vedere al ristorante dove mi porteranno stasera. Ristorante dal baffone. No. Allora, fraschetta dal baffo. Ah, i fratelli baffone, scusa. Ma che dici? Dai fratelli e poi c'è il baffo. Dei fratelli baffone. Ma tu me l'hai detto che era quello? Io ti ho detto di andare dalla sorellella. Andiamo dalla sorellella, uguale, tanto non abbiamo prenotato. Fraschetta sorellella, tutte fraschette si chiamano comunque. Sì, tutte fraschette si chiamano, tutte fraschette. Via dell'uccelliera è la nostra. Oh, minchia. Vabbè, voi lo scoprirete dopo dove andremo. Se dal baffo o dalla sora. Abbiamo fatto il test su Pottermore alla Farà qui presente. Che si è truccata, ragazzi. Io vado sempre in giro come un uccess. Stiamo per scoprire la sua casata. Io l'ho fatto decine di volte e decine di volte mi è sempre venuto fuori serpeverde. Oddio, ho paura. Sì, l'ho fatto con diversi account. PS. Ho paura però. Oh mio Dio. Te l'ho detto che eri un tasso rosso. Te l'ho detto. Cioè, sono un genio, io so proprio riconoscere le persone. Ma perché? Quella che mi fa allora, più schifo. Sei una persona dedicata, paziente e leale. Ma non è vero, non sono paziente per niente. Ma invece sì. Ma questi sono i tasso rosso della nostra storia, hanno fatto tutti e tre delle brutte fine. No, non è vero, Newt, no. Però comunque. Ma lui mi piace molto, però. Newt, ti piace? Però non sono soddisfatta. No, non mi piace sta cosa. Se poi rifà. No, no. A me non mi sta bene sta cosa. Qui puoi scegliere la tua bacchetta. E qui puoi scegliere il tuo patronus. Vuoi vedere il tuo patronus? Sì, sì. Il sì, mio sì. È un tasso. Quindi sei tu il mio patronus. Scopriamo il magari patrono. Magari non serpente, sarei tu il mio. E ora vedi appare. Guarda che bello che è. Ed è subito Frozen. Vedi tu che cagata che mi esce a me. Inizia. Ecco James. Allora rilassati, pensa a qualcosa che ti fa, pensa a pensieri positivi come proprio quando devi fare il patronus. Ok, okay. Allora cosa scegli tra queste tre? Glu. Non c'è sta più. Perché non l'hai fatto in tempo. Sì, lo dovevi, vedi, ti ha detto no, devi sentirlo. È una cosa profonda. Ok, vabbè, è tempo di legge. Allora, sogno, ballo o scoperto? Sogno. Vabbè, lo faccio con calma, perché non riesco a fare due cose insieme, poi lo scopriamo. Questo è il lago del prigioniero di Azkaban. Stiamo per rilasciare il patrono, Vai. Cosa tua, ma... Cos'è? Che? È un'uccella! Secondo me è piccione, controlla. Rilasciamolo un'altra volta. Sì, perché non avevo capito, capito. Eccolo, è un uccellen. Secondo me è tipo una tortora. Swift. Veloce, mi dice pure a me... Non so cosa sia la traduzione. Scrivetelo qua sotto se lo sapete. No, comunque è molto carino. Il rondone. Una rondone. Che schifo. Io una tortora. Basta. Non è andata bene niente. Ragazzi, mi hanno azzerato il mio account su Pottermore. Quindi ho dovuto rifare il patrono. Stiamo per scoprire. Io ho paura. Non ci clicco. Vai, clicca e spero che ti esca la cosa più brutta del mondo. È un coniglietto. Ti meriti il pezzo. No, tu. È il gatto quello senza coda, come si chiama? Quello tipo selvatico. Che carino, però mi ricorda Minerva. Oh, guarda quanto è bello. Ma non è un gatto. Vai, sì, è un gatto. Non c'ha la coda. Per quello. Manx Cat, ora lo cerchiamo su Google. Ci sarà tra le immagini. Oddio, una razza senza coda. Ma esiste? Sì. Io spero sia proprio una razza. Comunque. Oddio, guarda, ecco, guarda questo. C'hanno la coda tipo, vedi? Così dici? Non è che gliela tagliano. No. È tipo un gatto deforme. E mi è uscito un gatto deforme come padrano. Prima bacchetta, perché tu mi stai pensando? No, Ilaria, deve rifarsi il profilo. Non mi fai uscire serpeverde, Non deve uscire serpeverde, per questo devi rifare il profilo. Io ho paura, guarda. Guarda che mi deve far diventare un corvo nero. Allora, questo qui abbiamo detto. Ok. Poi io scelgo assolutamente un bel Goofos. Ma tu li sai a memoria? Non è vero, questo è diverso, è nuovo. Vai. Mazza che bello. No, questo è troppo pacioccoso. Questo è stupendo. T'hanno cambiati, Ma tanto mo. Allora, quale incubo ti spaventa di più? Perché non me lo traduci questo? Sto leggendo. Io ho messo, non mi importa quello che pensano le persone dopo che sono morta, mi importa... mentre sono viva. Vabbè. Allora, quale delle prossime ti piace studiare? Allora, mer people, figo, tipo le sirene. Ecco. Centauri. Lupi mannari. Vampiri. Goblins. Trolls. Ghosts.
fantasmi. Sono indecisa tra sirene e vampiri. Cioè, sono mie... Se esistesse una sirena vampiro sarei io. Ecco, quindi... due mondi. O sirena o vampiro, però. Io direi più sirena. Sirena, assolutamente. 4 box sono di fronte a te. Quale cercheresti di aprire? Questa qui, quella più bruttina che c'è scritto, mi apro solo per chi ne vale la pena, sostanzialmente. Ok, quindi per me. Poi, sinistra o destra? Io metto sinistro. Siamo pronti? Vai. Oddio, no, ti prego. Voglio riprendere la reazione, no, non voglio, vai. Mi sento male. Io spero proprio in quello che voglio, oh, vai. Oh, si è scaricata la macchinetta. Sbrigati, quindi. Sbrigati. Sto scherzando, non si è scaricata. Ah, ok. Vai. Cioè, ma lo vedi? Ma lo vedi che è nel mio tu DNA? Sei... Tu non lo so, cioè, come cavolo? Perché sono io? Cioè, non puoi mentire a Pottermore. Non puoi. Ero sicura che non lo l'avessi preso. Lo sa che a volte, vedi, c'hai cioè, i migliori. Guardali, i migliori. Sono serpe verde. I migliori. Guarda, io la riassomiglio a questo. Magari. Ah, no. Ma è un po' sceno. Però è cool. Però è cool. Guardate dove mi ha portato Riccia, ragazzi. Siamo venuti a... Attimo, come si chiama? Fraschetta? Sora Lella. Eccolo qua. Giulia fa ciao con la mano. E adesso pappiamo. E dopo facciamo una cosa super figa. Video. Guardate dove mi hanno portato. Come si chiamano queste luminarie di Ariccia, giusto? Il parco delle favole incantate. Ma guarda, cade proprio a pennello. Che carine. Guardate, super social. Un po' troppo natalizio per i miei gusti e per i miei capelli, però. Con questa luce blu però mi piace assai, devo dire. Il bello. Eccola, niente, ci ho preso gusto. Il bello è che ci dovrebbero essere anche delle cose tema Disney. Quindi, I'm so excited. Guardate che bella questa scarpa. Sarà fatta turchina. Il topino. No, ma questa è meravigliosa. Questa è stupenda. La carrozza di Cenerentola con le renne. Qui c'è Cenerentola, una riproduzione. La zucca e il ballo, cioè ciao. Ma qui è iper romantico, ci si deve venire in coppia. Glad like Christmas. C'è scritto Alice in Wonderland. Presepe luminoso. Qui sotto c'è il reparto città, o meglio, il reparto ballerina con la scritta Paris. Guardate che bello anche questo. Cartoncini qua. 5 euro meglio spesi, devo essere onesta. Il weekend mi sa che viene 10, però. Guardate, ho trovato Olaf. Oddio, che carino. E dietro c'è il Moulin Rouge. Non so la connessione tra le due, ma mi piace. Buongiorno ragazzi, benvenuti nella seconda parte del vlog. Secondo giorno. Ci siamo svegliate, abbiamo rifatto il letto, abbiamo passato l'aspirapolvere. Ciao. Che vuoi di più? Ma dove le trovi? Ho fatto. Ciao. Anche Franci ha il suo calendario, ma abbiamo scoperto che ci sono due versioni. Sì. Ecco perché alcuni di voi mi scrivono su Instagram. Quindi, apriamo il 17. Prego, signora, apra. Vai, senza farti saltare un'unghia. No, perché c'è una scatolina proprio. C'è una scatolina. Line and load. Oh sì, mi sa che questi già ce l'avevo. Apri, apri. 2 in 1 lip. Sì, cambiano i colori. Questa cosa è nuova. E sia matita che rossetto praticamente. È nuova. Mi sa che me l'avevano inviato una cosa del genere. Tra l'altro ieri sera siamo tornate. Alla fine non vi ho ripreso perché eravamo un po' stanchine. E direi che si vede. Poi stamattina gli ha suonato la sveglia. Questa che mica ha controllato se aveva messo qualcosa. Alle 8 e mezza, alle 9. Che credo, quante ne sono suonate? Sì, certo. L'avevo lasciata. E quindi ieri sera non ci siamo più continuate la camera dei segreti. L'abbiamo lasciato acceso qui, sperando che il computer non sia saltato in aria nel mezzo. No, l'hai messo a caricare! Ma come, io l'ho lasciato lì? Quindi, ora si ricomincia con la camera dei segreti. Ragazzi, sono ufficialmente tornata a casa. L'avventura fuori porta è terminata. Ho ripreso davvero pochissimo, infatti non lo so. Sarà un video di 2 giorni. Sarà sicuramente poco, ma ci siamo godute un po' di tempo, un po' di film. Alla fine... In 2 giorni sapete quanti ne abbiamo visti? 3. Stavo per iniziare il quarto, che è il mio preferito, il calice di fuoco. Niente.
c'avevamo tempo. Però sono tornata a casina, vi faccio vedere un pochino di cose che mi sono arrivate. Tra cui questi stampi per biscotti di Frozen. Cioè ragazzi, sono una cosa meravigliosa. Li ho presi su Amazon, quindi presto, oddio, si è aperto tutto. Nuovi biscotti tema Frozen. E poi dopo a Pina Box mi sono arrivate queste due meraviglie, sempre tema Frozen 2, Anna. Mi piaceva un sacco. Sono davvero carini quelli che hanno fatto quest'anno. E questo qui è uno dei nuovi di Game of Thrones dell'ottava stagione. Jon Snow e Rhaegar. È un altro rights, cioè così li ho tutti. E tra l'altro per Pop in a Box, visto che me li hanno gentilmente omaggiati loro, vi lascio sotto in info box tutte le varie scontistiche che mi hanno dato per voi, sia sui prodotti in stock sia sugli abbonamenti. Quindi se vi va, date un occhio giù. Detto ciò, adesso mi faccio assolutamente una doccia, poi metto a posto qui la montagna di roba che si è creata e inizio a montare le clip di questo vlog, perché domani, mamma mia ragazzi, domani sarà uno dei vostri vlogmas preferiti, perché vado finalmente a rifare le unghiette. Cioè, guardate come sto, io vi farei vedere proprio l'oscenità, perché appena l'ho fatta erano corte, carine, comode, adesso già mi danno fastidio perché, come dico sempre, io sono o bianco o nero, quindi o totalmente corte o totalmente lunghe le unghie, cioè sta via di mezzo, vedete che un po' così non mi convince molto. Quindi domani vi farò vedere poi tutto quanto, non so ancora in realtà come farle, quindi me la studio bene. Allora ditelo che questo è il cane più bello del mondo, è una caramellina. Fai vedere come fa la ballerina. Oh amore, molto meglio, vedi che moscio. Io l'ho dato. Niente più latte, niente più milkshake. Ed è arrivata la dogana da pagare, ragazzi. 17 euro di dogana per la palette di Kylie. Yeah. Ragazzi, anche per oggi siamo giunti alla fine di questo vlogmas di più giornate, ecco. Non penso si ripeterà mai più una cosa del genere, è stata così un'eccezione. 11, anzi no, sono le 10 e mezza, mamma mia, sembra tardissimo. Mi metto a editare il vlogmas, quindi io vi chiudo qui. C'è Gwenda che non so cosa ha deciso di fare. Dici ciao, ciao ragazzi, non mi piace farmi vedere nella telecamera. Comunque detto ciò, io spero questo vlogmas vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani con le unghiette, cioè non mancate perché sennò non le vedete più. E vi mando un bacio.